Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti, gli scribi, e insistevano sull'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba». Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso. E le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copritici, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano, dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso. Se è lui il Cristo, di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio? Tu, che sei condannato alla stessa pena?
Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Cari amici, bentrovati. Oggi non possiamo dedicarci totalmente al commento del Vangelo perché il Vangelo di oggi è la passione secondo Luca. Un Vangelo che ci porta dentro il mistero di questa grande settimana che ci prepariamo a celebrare e ha il sapore di un'ouverture, cioè ci offre quei temi, quelle dimensioni, quelle realtà che poi lungo la settimana possiamo riscoprire. Vorrei però partire dalla liturgia e fermarmi un momento su un passaggio della Passione secondo Luca. Nella liturgia la Chiesa ci fa pregare così: fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione. Avere presente l'insegnamento della passione vuol dire avere presente la logica con cui Gesù ha scelto di giocare la sua vita. E noi lo comprendiamo se concentriamo lo sguardo al momento che precede la morte di Gesù in croce, momento dove i capi, i soldati, uno dei ladroni, sono la riproposta delle tentazioni che Gesù ha vissuto nel deserto e di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo della prima domenica di Quaresima. E tutte e tre questi gruppi di persone, queste persone dicono a Gesù: salva te stesso. È una sfida, è anche una derisione. Uno appeso a una croce, come può salvare se stesso? Ma proprio in quel momento interviene l'altro ladrone, quello che la tradizione ci consegna come il buon ladrone, posto che ci siano dei ladroni buoni, insomma. E questo tale, dice Gesù, ricordati di me. La risposta di Gesù è non solo consolante, ma assolutamente risolutiva. Oggi sarai con me in paradiso. Sarai con me. Ecco, quello che gli altri non hanno capito è quello che questo ladrone ha compiuto: diventare partecipe della croce di Gesù. Fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione. Ma la liturgia ci dice così: per partecipare alla gloria della risurrezione. Dunque è cammino pasquale quello di questa settimana. Ci fa concentrare sul mistero della passione, ci fa guardare in modo particolare al triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, e ci apre così alla dimensione della Pasqua come dimensione che dà la tonalità della vita cristiana. Sulla croce Gesù rinnova la sua misericordia. Non solo Gesù salva se stesso perché dona la sua vita al Padre, ma
proprio perché dona la sua vita al Padre, salva anche noi. Buona settimana santa, cari amici. Thank you.